PlayStation VR 2 funziona su PC? Ebbene sì, ci siamo. Io sono Lumior e bentornato con le notizie VR. Vedremo l'abbonamento dei visori Meta Quest con i giochi gratis ogni mese, anche il nuovo grande aggiornamento di Virtual Desktop, Xbox, cosa pensa della VR e il fatto che il Meta Quest 3 è apparso in un negozio online. Però iniziamo a parlare dell'Apple Vision Pro. A quanto pare il Vision Pro, il visore in realtà mista, o meglio il computer spaziale di Apple, è troppo pesante. Sì, perché sempre più persone lo stanno provando e sempre più voci stanno confermando l'idea che il visore è decisamente pesante per un uso prolungato di tempo. Molte aziende, come per esempio Meta, infatti per ovviare a questo problema, vendono dei cinturini di ricambio, delle strap che distribuiscono meglio il peso sulla testa. Ma per il momento Apple non prevede nessun cinturino superiore per distribuire il peso. Anche se in un video introduttivo si è vista una cinghia superiore, che quindi sostiene il peso del visore da una parte all'altra, Mark Gurman afferma che Apple sta considerando se vendere questo accessorio extra. Apple tra l'altro riserverà anche degli spazi appositi nell'Apple Store per permettere alle persone di provare il visore eventualmente questo cinturino extra, sempre afferma Gurman. Ora, sembra che poi non solo il visore avrà un rallentamento nella produzione, essendo un dispositivo davvero davvero complesso, ma che nonostante i test con dei controller preferiscono comunque proprio non svilupparne e restare con l'intenzione di solo usare mani ed occhi. Parlando di controller, passiamo al Meta Quest 3, perché infatti sono usciti nuovi dettagli riguardo il visore. In primis, nonostante i controller non hanno più il cerchietto del tracking, che contenevano dei punti invisibili che venivano visti dalle telecamere del visore, è stato confermato che anche questi nuovi controller avranno questi stessi puntini, ma in una posizione leggermente diversa. Mi viene da pensare poi che questi punti potrebbero essere coperti anche un po' dalle dita, dalla tua mano, quindi per ovviare a questo problema probabilmente Meta ha deciso di usare l'hand tracking. Infatti hanno confermato anche questa cosa e viene detto che comunque insieme queste due robe aumenteranno la precisione. Anche se tutte le specifiche ancora non si sanno, il visore sarà più sottile del 40% grazie alle lenti Pancake, un processore più potente con due fotocamere a colori da 4 megapixel e un sensore di profondità. Meta dice che il Quest 3 avrà la risoluzione più alta di sempre, senza aggiungere nulla di preciso. Tempo fa un dataminer che lavora sui Quest ha scoperto proprio un visore con il nome in codice Eureka, che ha un pannello LCD con risoluzione di 4128x2208. Equivalente circa 2064x2208 per occhio. Una cosa molto curiosa è che il visore è apparso su Best Buy dicendo che la risoluzione è maggiore del 30% rispetto al Quest 2. Questa cifra qui è esattamente il 29,6% in più di pixel rispetto alla risoluzione del Quest 2. Questo potrebbe farci arrivare un po' a quello che è la risoluzione del Quest 3. Tutti gli altri dettagli verranno annunciati durante il Connect 2023, che è il 27 settembre. Ragazzi, io sarò in Giappone, non so come possibile che io una volta vado in Giappone nella mia vita e devono mettere l'evento durante quel periodo. Comunque, Meta sta migliorando a vista d'occhio anche l'animazione delle gambe. Ora infatti con l'intelligenza artificiale riescono pure a muovere le gambe in modo convincente, tutto in modo standalone, senza dover in nessun modo vedere le posizioni delle tue gambe. Questa roba qua potrebbero poi aggiungerla in tutti quei vari giochi social, no? Che sarebbe una cosa decisamente meglio rispetto a una cosa senza gambe, oh mio Dio! E quindi allo standalone passiamo alla PC VR. È uscito infatti il nuovo grande aggiornamento di Virtual Desktop. In primis sono stati aggiornati i principali codec di streaming video che sono più usati. L'H264 Plus, che adesso supporta fino a 400 MB per secondo di bitrate, adatto un po' a tutti i visori, e con questo codec si riduce molto la compressione, ma attenzione perché richiede una connessione ad internet molto potente. E poi Havok a 10 bit supportato non solo da Nvidia, oggi più recenti, che riduce la visibilità delle bande di colore e quindi si ha una qualità migliore generale dell'immagine. Arriva anche un nuovo ambiente con il pass-through in modo da vedere la propria stanza, e infine per il Quest Pro si ha la possibilità di aggiungere il local dimming anche in PC VR. Finalmente con Virtual Desktop si può usare questa tecnologia qua. Tra l'altro, se ve lo siete perso, andate a guardare la mia recensione del Quest Pro che ho caricato davvero da poco, mi farebbe tanto piacere. Ad ogni modo, questo è fantastico perché di base i display LCD mostrano un colore nero come se fosse quasi un grigetto. Questo può rovinare l'immersione, quindi con questa nuova funzione, e hai un Quest Pro chiaramente
che saranno poche persone, però se ce l'hai potrai vedere i neri molto più convincenti e giocare in PC VR come mai prima d'ora. Xbox che si mette a parlare di VR, cioè letteralmente a caso Matt Booty, il capo dell'Xbox, ha fatto un commento riguardo alla VR. Sappiamo come il PlayStation VR 2 sta andando, come Meta domina lo spazio e i riflettori che puntano all'Apple Vision Pro. Matt infatti ha risposto che crede che per adesso non farebbe molto successo un visore di Xbox. Questa risposta combacia un po' con quello che è stato detto da Phil Spencer nel 2021, ma in realtà è abbastanza sbagliato dire che non gliene frega nulla della XR a Microsoft. In primis con HoloLens, anche con i giochi tipo No Man's Sky, Flight Simulator o Minecraft, che tutti supportano la VR. Questo vuol dire che è Xbox a non essere pronta a lanciare un visore nel mercato, che continua a collaborare con tanti altri. Infatti nel Meta Connect 2022 hanno anche annunciato l'Xbox Game Pass, quindi tutta la libreria arriverà sui Meta Quest tramite il cloud gaming. Ovviamente giocherai i giochi flat. Quello che pensa Microsoft, tra l'altro lo sa solo lei, cioè immaginate un visore del genere che si può collegare alla console ed anche al computer. No, no ragazzi, ma adesso sto parlando di PlayStation VR 2, eh. Infatti seguo ormai da tanto Ivory Eyes su Twitter e tra l'altro sono anche su Instagram. Ivory Eyes, sviluppatore di driver di terze parti per il PlayStation VR, ha cercato di far funzionare per un po' di tempo il PlayStation VR 2 come visore PC VR. Hanno raggiunto infatti un notevole traguardo, perché sì, funziona su PC ed hanno anche fatto il test con Half-Life Alyx, ma necessiti di un pezzo d'hardware aggiuntivo e attualmente non è disponibile sul mercato. Ivory Eyes sta cercando di creare un adattatore utilizzando un Raspberry Pi Pico, che è in sostanza un computerino, ma al momento nessuna azienda ha annunciato l'intenzione di produrlo in serie. Inoltre, il tracciamento integrato per PlayStation VR 2 non funziona ancora. Potresti usare dei tracker da mettere sopra il visore, ma è veramente troppo laborioso. I controller funzionano, è decisamente un grande passo in avanti. Voglio sapere tanto secondo voi cosa vi sembra, se ha senso usarlo come visore PC VR. Voglio anche sentire davvero cosa pensate dell'abbonamento di Meta. È uscito l'abbonamento Meta Quest Plus, che offre due giochi mensili a 8€. Meta afferma che finché sei abbonato puoi tenerti ogni titolo e annullare l'abbonamento quando vuoi, e che se rifai l'abbonamento dopo tanto tempo avrai comunque accesso a tutti i giochi che hai riscosso in precedenza. Tra l'altro sono andato a vedere nel sito e letteralmente non si può accedere. Non so cosa succede, io mi sono abbonato ma la pagina non è disponibile. In ogni caso quello che devi fare è: vai nello store, ti devi abbonare, il prezzo standard come detto è di 8€ al mese, oppure puoi pagare quello annuale che costa 60€, che in realtà se fai questo abbonamento pagheresti 5€ al mese. E basta, vedrai i giochi che sono disponibili ogni mese e li avrai gratuitamente, li potrai giocare. Personalmente sono andato con quello annuale, ma c'è da dire che Meta stessa ha confermato che non dirà che giochi arriveranno ogni mese fino al primo giorno, per cui non avrai modo di capire prima di abbonarti a cosa andrai incontro. I giochi di giugno sono Pistol Whip, che è tanta roba, sicuramente vale molto più di 8€, e Pixel Rift 1995. Direttamente nell'anno 1995 dovrai ripristinare l'equilibrio in diverse dimensioni. La nostra eroe dei videogiochi, Dot, recluta l'aiuto del miglior giocatore di quel periodo, ovvero un timido ragazzino di 9 anni di nome David. Unisciti a questo improbabile duo in un'avventura stimolante che ti farà rivivere bene o male tutti i classici di quell'era, dai 16 bit all'inizio dei 32. E la cosa carina è che tu non solo giocherai questi giochi, ma in più entrerai dentro per sistemare un po' le cose. Un gioco dentro un gioco, molto carino. Fatemi sapere se per voi ha senso questo abbonamento. Io vi lascio qui la recensione del Quest Pro e vi aspetto lì. Ciao!